Sì, sul reddito di cittadinanza sto intervenendo da giorni perché credo che il presidente Meloni abbia fatto un'ottima manovra, la migliore possibile in questo periodo, però ha invitato il governo a riflettere sull'applicazione della parte che riguarda la cancellazione del reddito di cittadinanza. Sono assolutamente d'accordo che chi rinuncia al lavoro debba rinunciare al beneficio del reddito di cittadinanza. Giudico il reddito di cittadinanza nella parte che riguarda il contrasto alla povertà una misura che non può essere cancellata, soprattutto in una regione come la Calabria che ha tassi di povertà assoluta così alta. Giudico il reddito di cittadinanza nella parte che riguarda l'accompagnamento al lavoro un vero e proprio fallimento del Movimento 5 Stelle, un errore. Il punto è che ad un errore si ripara con una soluzione, un errore se si cancella senza alcuna soluzione rischia di essere peggio, la situazione che si determina rischia di essere peggiore di quella precedente, mi spiego. In Calabria ci sono 240.000 percettori di reddito di cittadinanza, prima bisogna fare in modo che funzionino i centri per l'impiego, funzionino i luoghi dove domanda e offerta di lavoro si possano incrociare, funzionino i luoghi della formazione professionale e poi si può prevedere la cancellazione del reddito di cittadinanza, perché in una regione come la Calabria oggi trovare lavoro in 6-7 mesi è davvero difficile per tutti. Quindi ho chiesto al mio partito, ma anche al governo, di approfondire questo tema. Perché, ripeto, un errore si costruisce con una soluzione, ma con una soluzione che funziona. Condoni, condoni una battuta. Ma voi sapete che io in quest'anno ho cercato di svolgere un'azione di governo improntata alla tolleranza zero verso i reati ambientali. Le vicende che hanno riguardato Ischia dimostrano che dobbiamo consolidare nel Paese una cultura del rispetto dell'ambiente. I condoni non consolidano questa cultura, probabilmente danno un messaggio opposto.